Regionali ad un passo, il 10 febbraio è alle porte, ma alcune situazioni sono ancora molto incerte. A pochi giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, che lo ricordiamo è sabato alle ore 12, i centristi potrebbero sostenere Fabrizio Di Stefano, ex parlamentare di Forza Italia, che per primo aveva lanciato la sua candidatura come presidente della regione con Civiche d'Abruzzo. Nonostante i tentativi di farlo correre con Marco Marsilio, con l'appello di Giorgia Meloni, Di Stefano è intenzionato a correre da solo. Andrea Gerosolimo, intanto, ha annunciato che non si ricandiderà, ma in lista ci sarà la moglie, sindaco di Prezza ed ex assessore provinciale Marianna Scoccia, con lei anche Mario Olivieri, probabilmente consigliere di Abruzzo Civico. La Lega è stata chiara, comunque, su alcuni punti e Bella Chioma, il coordinatore regionale, ha ribadito che potrebbero essere lasciati fuori dalla coalizione. Per quanto riguarda i candidati aquilani, sicuramente saranno della partita per le regionali Emanuele Imprudente, assessore comunale della Lega, Tiziana Del Beato, che faranno ticket insieme, candidata per Forza Italia, sicuramente anche l'ex assessore comunale cacciata da Biondi, Annalisa Di Stefano. Per il centro-sinistra tutti compatti, o così sembra, con Giovanni Legnini. Degli aquilani accerta la candidatura di Pierpaolo Petrucci, ma anche di Americo Di Benedetto, che lo ha annunciato su Facebook. Francesco Di Paolo, coordinatore dei sindaci del cratere, potrebbe essere della partita. Gli scenari comunque sono ancora molto aperti e molto incerti. Si attende sabato per l'ufficialità e la certezza sulle candidature.